Senti, chef, gli spaghetti li hanno inventati gli italiani? No, cinese. Italiani? No, cinese. Italiani? Cinese. Vabbè, qualcuno avrà inventato gli spaghetti, però il piatto più famoso della Cina sono gli spaghetti alla carbonara cinesi. Soltanto che al posto della pancetta c'è il maiale della cucina cinese, che è il... cetrioli. Ok, prendiamo e andiamo a fare questo spaghetto alla carbonara cinese, detto anche Sanche. Quindi questi cosa sono? Spaghetti italiani? Cinese. Che è fatto con? Farina tenere duro 00. Allora, è fatta con farina tenere duro 00. Deve essere al dente? Pure in Cina mangi spaghetti sempre al dente. Cosa bisogna fare, chef? Cetrioli. Guardate! Per essere cinesi bisogna essere magri. Quanto pesi tu, chef? Oh, io 49 kg. 49 kg, come Kate Moss. Chef, ma in Cina si scola la pasta? Quello scola pasta, quello della nonna Mariucci. Mariucci, scola la pasta! Anche con la mano. Avete capito? Tutto il mondo è paese. Scola la pasta. Prende un ciotolino, poi il cetrioli, lascia parte. Adesso uso uova e miso. Soia fermentata, giusto? Sì, fermentata. Perché voi potete usare per fare anche la maionese di miso, la potete trovare sempre su Kissene Food. Ma ci va la cipolla? No, non uso. Ecco, neanche nella carbonara italiana, mi raccomando, signore. Questo piatto di dov'è? Del nord, del sud? Di nord, originale nascita da Pechino. Ecco, lui mette l'uovo, crea una specie di frittatina che gira, poi subito, mette del miso, guardate. Subito mette il miso. Miso. Guardate, fuochi. Abbassa il fuoco. Brodo di? Pollo. Un goccio di soia. Che profumo. Attenzione, piano piano, chef. Fai vedere. Lui ha detto sa già mie, che vuol dire assaggio me. Questo piatto va girato. Facciamo vedere come si tengono le bacchette. Due dita, la terza lì. Create un angolo. Usa le mie bacchette, guardate come mangia chef, sì, ecco, un po' tipo Lilli e il vagabondo. Coraggio. È sputato nel piatto, no. È sputato nel mio piatto, ora li mangi te, ma si può, prima mi dice che la pasta è cinese e poi mi sputa pure nel piatto. Signori, provate anche qualcosa di diverso dal vostro, vero chef? Giusto. Perché siamo tutti fratelli, soprattutto a tavola. Va bene.